Ancora undicenne, Maurizio Polverini intraprende la professione del parrucchiere. A soli 18 anni inaugura il suo primo salone nel capoluogo toscano. Nel 1979 inizia la sua espansione, aprendo i suoi primi saloni Polverini a Forte dei Marmi, Firenze, Prato, Roma e Milano. Due anni dopo, nel 1981, apre la Polverini Hair Academia. La sua professione lo porta a girare il mondo e a partecipare ai più prestigiosi show internazionali, Italia, Giappone, Europa e America. Nel 1986 Maurizio crea la prima linea di prodotti, la linea Makeup. Nel 1996 inizia a produrre prodotti professionali per i parrucchieri, tutt'oggi riconosciuti per la loro grande qualità e efficienza nella gestione di qualsiasi tipo di capelli o richieste da parte della cliente. Tutti i prodotti sono testati e calibrati personalmente da Maurizio, concentrandosi sulla loro funzionalità, diventando un elemento essenziale per molti stilisti e parrucchieri nei saloni. Proseguendo con la sua espansione, Maurizio ha avuto l'opportunità di condividere le sue passioni con molti professionisti, migliorando con loro il mondo del hair design, design per i capelli. Ma nel 2009 avvenne qualcosa di unico e magico. Quello è l'anno in cui Maurizio crea la prima tecnica di taglio made in Italy, il taglio Polverini, la tecnica scultura. Spinto dal suo desiderio di aiutare parrucchieri e stilisti, Maurizio si addentra nel magico mondo dei colori, creando così dei prodotti che permette ai parrucchieri di creare arte sui capelli, proprio come un pittore crea arte sui suoi quadri, mischiando i colori per dare quel tocco in più a livello artistico. E da quel punto in poi il resto è storia. Come mai hai deciso di fare lo stilista? Beh, ho intrapreso questa professione più esattamente come parrucchiere in senso lato, ma poi ho focalizzato meglio quello che si poteva fare tramite uno studio riguardo alla geometria e ho visto che potevo con forme geometriche creare dei tagli molto stilizzati e che quindi mi davano più soddisfazione e questo era quello che poteva essere il passaggio tra un parrucchiere e uno stilista. Un parrucchiere cerca di fare i capelli in qualche modo, uno stilista ha più l'arte del design per i capelli. Quando hai iniziato e come mai hai voluto sviluppare dei prodotti per parrucchiere? Devo dire che prima mi sono occupato della tecnica, del taglio, del colore e così via. Dopodiché, avendo creato un'accademia a livello nazionale, ho pensato che potevo, insieme a un sistema di operatività, quindi di taglio, di sistema di colore, potevo proprio abbinare dei sistemi di prodotti che potessero seguire quello che io avevo creato nell'accademia, che quindi potevo abbinare all'arte del taglio, all'arte del colore, dei prodotti che siano confacenti, che fossero confacenti a quello che era il bisogno di quel momento, che dovevo creare un 360 gradi di arte per i capelli. Questi prodotti sono per il parrucchiere, che vantaggio danno a un parrucchiere comune? Devo dire che sono soprattutto per i parrucchieri, ahimè, devo dire, perché non è una cosa di business, okay, ma è un qualcosa che può richiamare l'artigianalità. Quindi ho voluto andare avanti su questo profilo dell'artigianalità anche per i prodotti e che quindi fossero prodotti messi in mano agli artigiani, a quelli che poi dovrebbero lavorare sulla cliente.
e che quindi non è una vendita di prodotti per il fai da te, ma è il parrucchiere che lo fa. Bene. Quali sono state le barriere che hai incontrato nel fare i prodotti o nel cercare di fare i prodotti di alta qualità per lo stilista e il parrucchiere? Beh, guarda, le barriere ce n'è una sola. Qual è? Non è certamente nel fare un prodotto, perché ne sono capace. Dopo tutti questi anni ho assunto una capacità, un'abilità nella testare il prodotto, nel creare il prodotto, perché sono io il primo che devo cercare quello che mi sia confacente con quello che sto facendo. Se faccio una messa in piega, devo avere qualcosa che stabilizza la messa in piega. Se faccio una schiaritura, devo avere un decolorante che schiarisce ma non rovina i capelli. Se faccio una arricciatura, devo avere una arricciatura naturale, come quella che fa la mamma. Quindi in tutto questo non ci sono barriere, perché queste le ho spazzate via subito. Cioè, la mia capacità, la mia abilità è di trovare il prodotto giusto. Diciamo che l'unica barriera che è il posizionamento del prodotto verso gli altri parrucchieri, nel senso che occorre tutta una catena di venditori, di promoter, di distribuzione. Ecco, la distribuzione che, se vuoi, è stata la barriera più grande che ho avuto, non certamente la creazione dei prodotti, quello no, quello mi scivola dalle mani in maniera molto semplice. Come mai hai deciso di sviluppare una tecnica di taglio tutta nuova come quella della sculpture? Bene, devo dire che molto incoscientemente avevo da sempre avuto l'idea di poter creare qualcosa, no? La prima volta che vedi un grande parrucchiere inglese, mi ricordo, e che dissi: beh, lui ha creato questa tecnica di taglio, anche a me mi piacerebbe creare una tecnica di taglio. E da lì ci ho lavorato degli anni, magari ho protratto anche troppo questa cosa, così con uno chalaz sono andato avanti. Poi un bel giorno ho incominciato veramente a focalizzare la cosa tramite anche altri colleghi, uno dei quali sei anche tu, che hai partecipato a questa bellissima iniziativa del taglio scultura, e insieme con altri colleghi appunto abbiamo creato questa tecnica, perché devo dire che il sistema del taglio dei capelli è come un vicolo cieco, ormai tutti quanti tagliano alla solita maniera, si è standardizzato, si è fermato. Io lo chiamo come un treno che è arrivato in stazione e non è più partito. Ormai si assiste alla tecnica di taglio che tutti quanti fanno la solita, nessuno ha una inventiva su un'altra tecnologia di taglio, è cosiddetta chiamata la tecnica di taglio inglese, tutti usano quella. E c'è qualche esperimento qua là, qualcosa, ma non fuoriesce da questi binari che ormai sono lì dagli anni 70, capisci? Sì. Cioè, dagli anni 70 noi stiamo tagliando i capelli da 50 anni sempre nella solita maniera, non è cambiato, il che mi disturba un attimo. Cioè, mi sembra un po' che, per il mio carattere, essere imbrigliato in una situazione di binario fermo non è proprio una cosa per me. Quindi, insieme con altri ragazzi e altri colleghi, siamo messi a ricercare qualcosa che potesse spaziare completamente, che liberasse quell'arte che ognuno di noi ha dentro. E come fare a liberare quell'arte? Abbiamo trovato proprio il quid, abbiamo trovato la cosa essenziale che ogni parrucchiere può veramente sentirsi un artista. Cioè, nel tagliare i capelli lui non ha più limiti, non ha più schemi, segue solo lo schema madre della geometria, ma dopodiché lui si sente libero di fare quello che vuole e creare a volontà. Quindi questa tecnica di taglio ti porta in una condizione tale da sentirti veramente ad un altro livello, un livello superiore da quello che si è avuta fino a questo punto. Quindi questo qui è ciò che io provo, è quello che veramente vedo anche che altri parrucchieri hanno questo tipo di sensazione, quindi non è un luogo comune, ma è una verità. Ho notato che tu hai creato Alchemia Colorito, che sono dei tubi di colori che solo il parrucchiere o lo stilista può sapere le formule polverini e sapere come mischiare questi colori. E la domanda è:
Con questi tubi tu puoi fare qualsiasi colore tu voglia, come quando tu pitturi un quadro e decidi che quel quadro ha bisogno di un particolare blu, rosso o marrone. Sì, esatto, è proprio così, esatto. Anche il fatto di dipingere il capello, ma prima bisogna preparare un colore. Quindi in questo caso qua noi siamo, diciamo, passati dalla parte dell'artigiano. Una volta in più ci richiamiamo artigiani. Perché? Perché i colori che facciamo noi sono colori artigianali. Sono colori che viene fatto esclusivamente dal parrucchiere, dalla sua conoscenza che acquisisce nella nostra accademia, dalla sua conoscenza che acquisisce tramite un corso su alchimia, proprio riguardo ai colori, alla miscelazione dei colori e quant'altro. Lui riceve una conoscenza tale che poi questo gli permette di preparare un colore particolare, e è come se un colore avesse la carta d'identità. Cioè ogni cliente può avere la sua carta d'identità, il suo colore, perché è il suo parrucchiere che glielo fa. Non viene comprato normalmente un tubo e poi viene messo e girato con l'ossigeno come normalmente si fa. Uno prende un tubo, max due tubi, li mischia insieme un po' di castano, un po' di dorato, un pochettino di rosso e poi si fa un castano rosso. E questa è la cosa più semplice, magari niente di male, tutto va bene. Però noi abbiamo creato delle formule con i grammi, 4-5 principi attivi per ogni formula, che ci danno un tipo di colorazione. Questo tipo di colorazione è totalmente artigianale perché è fatta dal parrucchiere. Noi al parrucchiere gli consegniamo diciamo dei tubi riguardo alle basi, poi gli consegniamo i correttori, consegniamo i super correttori e consegniamo anche i colori, i riflessi di profondità. Questi sono elementi, non sono colori in sé per sé, sono elementi. Questi elementi coloristici mischiati insieme, ognuno fa la sua formula, ti porta avanti un colore. E questo colore, mi capisci, diventa completamente artigianale, un qualcosa di unico che vogliamo dare alla nostra cliente. Questa unicità penso e ci sta pagando molto, perché la cliente che poi viene nei saloni Polverini e riceve questo servizio, uno con una tecnica mélange, due con la preparazione del colore artigianale, ovviamente si sente totalmente unica. E chi è quella donna che non ha piacere a sentirsi unica? Che cos'è la Polverini Group dal tuo punto di vista? La Polverini Group è un gruppo di persone, che il gruppo stesso lo dice, che è composto da un'accademia, è composto da una serie di negozi, è composto da un'azienda che fornisce quindi materie prime, quindi fornisce prodotti ai negozi, e l'accademia è portata avanti da Elisa Polverini, che sta portando avanti tutto il progetto stilistico, artistico e anche per quanto riguarda la crescita dei ragazzi, e poi anche seminari e anche collection ed altro. E l'educazione. Quindi è l'education, esatto. Tutta, per quanto riguarda l'education, è un settore a parte cui noi ci teniamo molto, perché essendo dei ricercatori da molto tempo ormai che siamo sul campo, che stiamo facendo questo lavoro di education per una serie di persone che possono essere ragazzi che iniziano a lavorare, come possono essere stilisti, parrucchieri che già lavorano e che fanno parte di questo gruppo essendo affiliati con noi, quindi aiutano a dare un printing diverso a questa accademia che vuole intendersi come fashion, vuole intendersi come educational e altre cose che sta facendo. La parte dei negozi è un gruppo di negozi che insieme formano un network, questo network Polverini Parrucchieri, che è diffuso un pochettino in tutta Italia,
e che quindi questo qui fa anche parte di questi negozi, fanno anche parte di alcune di ricerche che facciamo riguardo a nuovi sistemi, nuove collezioni, partecipano alla creazione di nuovi prodotti, insomma è un gruppo di persone che non sono effetto, ma sono persone che causano il loro stesso lavoro, che causano il loro stesso futuro, quindi è interattivo questo gruppo di persone, che apparentemente sembra un franchise, potrebbe essere un franchise, ma è un gruppo di persone che interagisce per riuscire a emergere, a essere sempre i primi della classe, i primi nel loro settore, i primi nella loro città. Come mai, dopo che hai creato questa tecnologia, colori, prodotti, hai deciso di fare e-franchising e ne espandere dappertutto questa tecnologia? Questo è perché appunto ho visto la possibilità di portare avanti un progetto che coinvolgesse anche altre persone in gamba, valide, persone che hanno qualcosa da dire e che magari da soli, purtroppo il proverbio lo dice, da soli si è nessuno, e che quindi il gruppo è importante, perché nel gruppo può nascere la competitività, può nascere l'interattività, può nascere tante cose. Il gruppo ti può dare stimoli che da soli non puoi portare avanti. Quindi far capire ai parrucchieri che stare insieme è qualcosa di magico, è qualcosa che ti raddoppia la tua abilità, perché puoi ricevere e puoi dare. Nel momento in cui tu dai, stai ricevendo lo stesso. Se io vado in classe e vado ad insegnare, nel momento che io istruisco un'altra persona, sto io apprendendo. Allo stesso tempo. Questo è una magia che succede, è una magia. Quindi a te ti piace lavorare in gruppo? Il gruppo per me è fondamentale. Ho sempre vissuto in gruppo da quando abbiamo aperto, diciamo, la scuola, abbiamo ideato questo famoso Polverini Network e abbiamo sempre incominciato a lavorare in gruppo. È dal gruppo che è nato poi tutte le idee nuove. E ovviamente, se mi permetti, ho selezionato, se vuoi, le idee migliori per poterle applicare, per poterle rendere attive e fattibili. Mi voglio prendere il premio di dire sono stato quello che ha scelto qual era la strada migliore, però sono sempre stato molto aiutato in questo dal gruppo, supportato e anche consigliato per poter andare avanti, per poter migliorare, e questo sta succedendo ancora oggi, perché ancora oggi siamo un gruppo che è importante in Italia e ci stiamo appuntando a dare un gruppo importante anche magari un po' fuori dall'Italia. Chi vorresti che facesse parte della Polverini Group? Beh, tutte quelle persone che sentono di voler dare qualcosa, no? Perché far parte di un gruppo appunto è avere e sentire l'esigenza di dare qualcosa ad altri. E ci sono bravissimi parrucchieri che sono pessimi insegnanti. Ci sono dei parrucchieri bravi che sono ottimi insegnanti. Non c'entra niente il bravo parrucchiere o il non bravo parrucchiere, il negozio. Ogni parrucchiere in negozio è il re o la regina, sono donna. Certo. Quindi non si può discutere sulla loro attività, sul loro negozio. Questo è un lavoro che si fa fuori dal negozio, il gruppo si fa fuori dal negozio, si fa mettendosi insieme con altre persone che hanno voglia di ricercare, che hanno voglia di andare avanti, di creare delle novità, perché sappiamo che noi italiani abbiamo una mente molto fervida, fulgida, e quindi da buoni italiani è bene stare insieme, perché insieme possiamo veramente fare qualcosa di importante e esportarlo fuori. Lo abbiamo visto con i nostri sarti, con i nostri Armani, con i nostri Versace, con i nostri Dolce & Gabbana. Questi qui si va in tutto il mondo, tutti quanti conoscono l'arte, lo stile italiano per quanto riguarda la vestibilità, il vestiario. Potremmo fare, già stiamo facendolo, ma possiamo migliorarlo molto, l'arte e lo stile italiano. Una cosa che mi sono dimenticato prima di dire è che tutto ciò che noi facciamo è prettamente made in Italy. Il taglio inglese ce lo possiamo pure dimenticare, metterlo alle spalle. Abbiamo un taglio made in Italy, tecnica, scultura, made in Italy.
E come si poteva chiamare un Made in Italy se non si chiamava la tecnica scultura? Verissimo. Non avevo un altro nome da potergli dare, perché noi siamo un popolo di naviganti, di artisti, di poeti, di scultori, di pittori, di musicisti. Cioè, io voglio far parte di questa gente qua. Qual è il vero vantaggio nel far parte di questo gruppo? Se uno vuole avere questa abilità artigianale, vuole diventare uno stilista, vuole sviluppare un'abilità personale con le mani, nei capelli, con i colori, con le forbici, con i pettini, qual è il vero vantaggio nel far parte della Polverini Group e con la tecnica che tu hai sviluppato? Che noi possiamo attuare quello che tu hai detto. Bene, grazie. Lo attuiamo al 100%. Bene, che cosa vuoi dire ai parrucchieri che ti stanno ascoltando? Direi che è l'ora, è il momento di guardare in questa direzione della Polverini Academy, della Polverini Group, perché è la direzione giusta, in quanto noi ci reputiamo artigiani della bellezza, e vorrei che tante persone si reputassero artigiani della bellezza e facessero parte di questo gruppo con uno scopo ben preciso, quello di appunto rendere la bellezza fattibile, quindi con quello che noi possiamo mettere a disposizione dei nostri corsi, dei nostri seminari, tutto quanto riguarda l'education è indirizzato verso questo scopo. E io credo che l'arte più grande sia il design. Il design è la qualità artistica più grande che ci possa essere. Noi siamo indirizzati, per quanto riguarda la bellezza, per quanto riguarda i capelli, al design dei capelli stessi, non tanto a fare un taglio giustamente per accorciare i capelli, ma fare un taglio per dare uno stile. Grazie, Ivan. Prego. Ciao. Ciao.